è arrivato il momento di parlarvi di uno dei titoli più premiati, acclamati, dibattuti, chiacchierati e criticati degli ultimi anni nel comparto fantascientifico anglofono tutto. E dico finalmente perché siamo certi a questo punto che lo leggeremo in italiano. Infatti Mondadori ha annunciato che nei prossimi mesi tradurrà e pubblicherà Binti, la trilogia di novelle a firma Nnamdi Okorafor, uno dei nomi più iconici della fantascienza contemporanea statunitense, tra l'altro anche piuttosto tradotto nel nostro paese. Ma per sapere qualcosa di più di questa autrice, della sua vita, dei suoi temi importanti, della sua bibliografia e delle opere già presenti in Italia, vi rimando a un profilo biografico che ne ho tracciato di recente sul blog e su Players Magazine. Trovate come al solito i link nella descrizione o googolando gerundio presente tutto attaccato Nnamdi Okorafor. Torniamo a noi, perché in questo video vi voglio parlare in maniera approfondita dei tre volumi che vanno a comporre questa saga. Ma attenzione, in realtà si tratta di leggere un romanzo singolo, diciamo, per mole di pagine, perché stiamo parlando di novella nel senso inglese del termine. Quindi i tre volumi che compongono questa saga in realtà si aggirano sempre intorno a poco meno, poco più di 100 pagine. Perché è importante Binti? Perché di fondo è stato il titolo da leggere nel 2015 e il primo volume, seguito poi da due sequel, ha vinto tutto. Ha vinto il Nebula e ha vinto lo Hugo, e questi sono i due premi più importanti del comparto. Tendenzialmente chi riesce a far doppietta significa che ha donato al genere qualcosa di veramente rilevante. È stato un titolo così importante, così amato, che ha messo in ombra anche i cugini romanzi, che è vero che nella fantascienza la forma breve della storia breve, della short fiction e della novella e della novelette, insomma cose più corte di un romanzo ma di varie lunghezze, sono davvero importanti, però la categoria regina rimane quella del romanzo. Infatti quando si parla di vincitore del premio Nebula tendenzialmente si intende il romanzo. Invece in questo anno il titolo più amato, dibattuto e acclamato era sicuramente questo. Andiamo a scoprire insieme perché, partendo appunto dal primo titolo che compone questa per ora trilogia, che presto verrà pubblicata in un volume unico in America. Binti è una storia in cui chiunque abbia lasciato per un qualche motivo casa sua per un certo periodo di tempo può riconoscersi, e quindi a maggior ragione è anche la storia della sua autrice, che ha origini nigeriane ma si è trasferita negli Stati Uniti e vive lì. Binti è il nome della protagonista, questa ragazza che fa parte di un'etnia ispirata a una vera cultura africana di nome Himba, che vive sulla terra. Lei ha spiccate doti matematico filosofiche, potremmo dire, è molto brava a albergiare, toying in inglese, e per questo tenta di iscriversi a un'università, diciamo, galattica, che richiama studenti da tutte le razze aliene, da tutti gli angoli dell'universo. Riesce a passare il test d'ingresso della Homza University e vorrebbe andare. Il problema è che lasciare il pianeta vorrebbe dire essere la prima a farlo della sua etnia da tempo immemore, vorrebbe dire tradire tutta la sua cultura, ma il suo desiderio è così forte che decide di farlo. Questa novella racconta il suo viaggio da la Terra a la nuova realtà su un nuovo pianeta nell'università. Un dopo per lei si ritroverà infatti sul teatro di una battaglia che nasce per una rivalsa, per uno sgarbo di quello che è un conflitto che potete immaginarvi un po' nell'ordine dell'antagonismo, antipatia israelo-palestinese. E quindi lei si ritrova in una battaglia scatenata da uno sgarbo fatto da un'etnia umanoide all'etnia aliena delle meduse, che sostanzialmente somigliano a delle meduse. Lei sarà l'unica sopravvissuta di questo evento traumatico, ma da questo primo di una lunga serie di cambiamenti ne trarrà qualcosa di inaspettato, ovvero l'amicizia con una delle meduse, con uno degli assalitori. Questa medusa che lei finirà per aiutare, per curare, perché è rimasta ferita, Okwu, diventerà suo amico, anche se è difficile definire questo rapporto, che è una delle parti più affascinanti della novella. Infatti Okwu è
fisicamente, morfologicamente, biologicamente completamente diverso da Binti. Sembra una medusa, vive in una bolla di gas, è assessuato e soprattutto vive in continua comunanza con la sua tribù, quindi parlando con lui tutti nella sua tribù, nella sua popolazione registrano quello che gli sta succedendo. Per non dire poi a livello culturale, tanto Binti è oggetto del pregiudizio sulla Terra insieme agli altri Himba per il loro approccio orgogliosamente ripiegato su se stesso, arcaico ma sostanzialmente pacifico, tanto le meduse hanno una cultura basata sull'etica della guerra, dell'onore sopra il valore stesso della vita, del combattimento, dell'essere capace, un po' di Sparta per capirsi. Come avete già capito da questo breve riassunto, Binti sorprende per il suo essere inedito, inaspettato e fresco, un po' perché si appoggia alla tradizione africana che per noi è sostanzialmente sconosciuta. Esempio pratico, Binti si cosparge di questa argilla arancione con un gesto che è al contempo cosmetico e spirituale, che esprime l'umiltà e la pudicizia della donna che si nasconde utilizzando questa argilla Hot Gize, e io pensavo fosse frutto dell'immaginazione dell'autrice, in realtà esiste proprio l'etnia Himba vera e propria e questa è una caratteristica delle sue donne, che se vengono viste senza questa argilla sopra il loro volto e sopra il loro corpo è come se venissero viste nude, è un atto estremamente trasgressivo ed estremamente scandaloso. Il problema è che, come tutti coloro che hanno lasciato la loro casa, e non sto parlando solo di chi ha cambiato nazione, di chi migra, di chi va all'Erasmus, ma anche di chi cambia città per frequentare un'altra università o si ritrova per un certo periodo lontano da casa, Binti si trova a fare i conti con le proprie tradizioni viste in un altro contesto, in un contesto in cui risultano vistose, accessorie, in cui il valore deve essere rimediato e ricalcolato. E quindi lei, per esempio, con questa procedura quotidiana di spargersi tutta questa argilla sul corpo, si trova a chiedersi se abbia senso farlo, perché da una parte non ha neanche più l'argilla originale, costretta a crearla sul pianeta in cui si trova, e l'argilla è irrimediabilmente diversa, ma dall'altra è giusto lasciare quello che per lei è un segno distintivo del suo essere umano, del suo essere donna, soltanto perché si trova in un luogo in cui la rende vistosa a farlo? E questa è solo una delle tante domande affascinanti che crea Nnedi Okorafor con questa novella. Di fondo il tema principale è il cambiamento che, se viene abbracciato, è inevitabile e richiede grandi perdite e grandi sacrifici, su tutti il fatto che lasciando casa tua nessun luogo diventerà o rimarrà irrevocabilmente casa. Però dall'altro il cambiamento porta anche nuove relazioni, nuove scoperte, un cambiamento che dall'azione diventa il cambiamento nell'essere, e questa ibridazione di te stessa, che non sei più uguale perché te ne vai da un altro posto, in un momento di colpo di genio della Okorafor diventa fisica. Infatti alla fine del romanzo Binti non sarà più, diciamo, 100% umana, sarà costretta per sopravvivere a inglobare in sé parti della cultura e non solo delle meduse. Due anni dopo, nel 2017, Binti conosce il suo primo sequel, ovvero Binti Home, e qui un po' mi sposto per far apparire la copertina, dato che purtroppo non lo possiedo in edizione cartacea. È pratica comune della fantascienza, anzi della buona fantascienza, che una storia breve di partenza non sia un punto d'arrivo ma un punto di inizio, però c'è sempre il rischio che questo ampliamento diventi un po' un sequel fine a se stesso per fare cassa su un successo. Per fortuna non è quello che succede in Binti Home, che rende ancora più complesso e spiritualmente profondo un inizio già di ampio respiro. Insomma, la Okorafor sa cosa vuol far succedere, è qualcosa di interessante, si vede che ha voglia di trascorrere dell'altro tempo con la sua protagonista Binti. Il ritorno a casa di Binti è un passaggio inevitabile, e forse è inevitabile anche il ragionamento che ci fa sulla Okorafor, che problematizza e rende più realistica e controversa la posizione degli Himba, che abbiamo conosciuto come cultura di Binti che viene discriminata dalle altre perché è ritenuta arcaica, e a sua volta, pur essendo oggetto di pregiudizio, sarà pregiudiziale e prevenuta nei confronti della sua figlia che ha osato tradire la tradizione per andare all'università.
Questo secondo capitolo di Binti, quindi, è in grado di fornire nuove sfide al lettore, di esplorare e sviscerare ancora di più questo sentimento di chi è cambiato, ha lasciato casa, ha lasciato per sempre le radici, perché di fondo quello che scopre Binti è che chiunque abbia vissuto anche solo per un breve periodo lontano da casa, all'estero, eccetera, sa bene, è che quando parti e sei nella nuova realtà, devi mettere in discussione tutta la tua realtà precedente, la tua cultura, però ne senti continuamente la mancanza, perché vedendo qualcosa di diverso è ovvio che pensi subito a quello che a casa dai per scontato. Una volta che però torni a casa, come scoprirà Binti, tu sei irrimediabilmente cambiato. E quindi se all'università senti la saudade, senti la mancanza di casa, quando torni a casa capisci che sei cambiato e quindi non puoi più abbracciarla completamente e considerarla casa. Di fatto sei un po' una apolide, quello che succede a Binti in questo romanzo. L'unico limite di Binti Home, a parte il fatto che qui purtroppo la Okorafor torna in un suo viziaccio di scrittura, in quella che dovrà essere la sua prova di maturità, e qui comincia a evidenziare i suoi limiti, di far dire, fare ai suoi personaggi cose che non sono molto coerenti con il loro carattere, ma che servono per portare avanti la storia. Oltre a queste sbavature, soprattutto nella parte finale, ha un grosso problema Binti Home. È totalmente dipendente da Binti e soprattutto è completamente privo di finale, perché chiaramente è stato sviluppato insieme al terzo e per ora ultimo capitolo di questa trilogia. Il che vuol dire che è proprio lì smorzato, tagliato biecamente. Probabilmente la casa editrice Thor Books, che voleva far uscire 3 volumi per fatturare un tot, però è tremendo, cioè il punto è che l'onestà intellettuale e letteraria sarebbe stata far uscire Binti tutto insieme una volta scritti Binti Home e Binti The Night Masquerade, che è terribile, tremendo, orrendo. Ho visto diluvi di recensioni di 5 stelle, ma mi rifiuto di credere che l'onestà intellettuale e letteraria possa portare a dare quella stellata tipo Notte di San Lorenzo di recensioni, quando di fatto letterariamente lo stesso tipo di scorciatoie narrative narrate da un maschio caucasico fantascienzaro medio avrebbero generato una lapidazione collettiva, perché veramente, detto molto volgarmente ma molto efficacemente, la Okorafor manda un po' in vacca tutto quello che aveva fatto, e quindi Binti, che doveva essere la svolta matura della sua scrittura, diventa ancora una volta l'espressione di quella rabbia giustificatissima che lei prova di fronte a una nazione che da una parte vorrebbe essere inclusiva ma dall'altra la respinge in quanto diversa, ma che, di cui diventa assolutamente preda e di cui la sua scrittura diventa schiava e succube. Ma procediamo con ordine. The Night Masquerade comincia in media res. Protrae per quelle che saranno una trentina di pagine, ma che sembrano 300, 3000, 3 milioni, un momento luttuoso, l'ennesimo, per la protagonista. Il problema è che, a differenza del primo volume, si percepisce che l'autrice ci sta un po' perculando, ci sta un po' prendendo in giro, perché ci viene detto che è successo qualcosa di grave. E Binti compie un viaggio a ritroso, pronta a abbracciare l'inevitabile. L'Okorafor è incapace di mascherare quanto sia legata ai suoi personaggi e quanto non sia pronta a fare passi irrimediabili. Ovviamente sto circumnavigando un milione di spoiler. Se già la prima volta in cui mette in atto questo bieco mezzuccio per avere il colpo di scena, che è veramente immorale dal mio punto di vista, la seconda in cui lo rifà nel giro di 100 pagine, cioè, è irricevibile, proprio quel momento in cui tu dici well no e lanci via il libro. Si trasforma un personaggio molto bello come quello di Binti, il cui punto, la cui eccezionalità è di essere una sopravvissuta e aver abbracciato il cambiamento, nella classica persona, fantascientifica o no, super dotata, superiore, il destinato a cambiare le sorti della sua tribù e del mondo, ma che palle! Se ciò non bastasse, giusto per rovinare l'ultima cosa che ancora andava bene, ecco che l'Okorafor inserisce proprio in coda, in maniera tardiva e del tutto ingiustificabile, un nuovo love interest per Binti.
avanti, ovviamente eteronormato, ovviamente tradizionale umanoide, distruggendo quella relazione un po' amicale, un po' amorosa con Okwu, che era del tutto strana e inclassificabile per questo bellissimo, ok? Era interrazziale, che tra l'altro ricade nei temi del libro, era asessuale, era ex-gender, era tutte quelle strane definizioni che si trovano su Tumblr e poi si vanno subito a googolare perché non ci si capisce bene, sessualità fluida, era fantastico. E invece no, sento che anche la mia recensione si sta involvendo e questo riflette molto l'arco narrativo che finisce nel baratro di Binti, The Night Masquerade. In ogni caso, ve lo consiglio, sì, primo perché non tutti sono d'accordo con questo mio punto di vista. Io credo, permettetevi di essere un po' cattivella, perché a un certo punto si è talmente felici di leggere un romanzo che abbracci davvero così tanto la diversità e si è così tanto affezionati ai suoi protagonisti, che sia buona tanto a locura, però ne vale la pena, soprattutto quantomeno per Binti e Binti Home. Dato che presto avremo la possibilità di leggerli in traduzione Mondadori, io ve l'ho segnalato, è davvero un titolo che secondo me piacerà tanto e che è importante leggere, perché se c'è una voce nera di genere in America, a cui prima o poi faranno scrivere un film, che prima o poi esploderà davvero, non solo su questi canali che parlano di fantascienza, quella secondo me, non so quanto ha ragione, perché non so se sia la migliore, ho i miei dubbi e avrei altre valide alternative, è quella di Mandy Okorafor. E si conclude qui la mia recensione di Binti, un titolo di cui meditavo da lungo tempo di parlarvi. Vi ricordo come sempre che per avere più titoli recensiti e più nel dettaglio vi conviene dare un'occhiata sul blog, Gerundio presente tutto attaccato su WordPress, trovate tutto linkato nella descrizione, anche i miei social, e in particolare se volete le reazioni a caldo sui film subito dopo la proiezione stampa, ben prima che appaiano sul blog e qui, vi conviene anche dare un'occhiata al mio account Letterboxd, e sentite, già che ci siete, andate pure su Instagram e su Twitter. Questo è davvero tutto, rimanete sintonizzati perché presto torneremo a parlare di letteratura di genere e di letteratura giapponese, sempre qui su Gerundio presente. A presto e buone lettere!